Quest'oggi siamo in compagnia di un odontoiatra e ortodonzista e parleremo di ortodonzia e nello specifico di ortodonzia nell'adulto. Affronteremo tutto questo con il dottor Benito Paolo Chiodo. Benvenuto all'interno della nostra rubrica, dottore. Grazie per l'invito, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Roma Capitale. Buonasera a lei, un saluto, è un piacere averla qui. Grazie per questo invito, anche perché trovo che l'argomento sia molto interessante e anche importante da divulgare. Come mi ha presentato, mi occupo principalmente di ortodonzia a 360 gradi dal bambino all'adulto, ma nella rubrica mi piacerebbe per l'appunto approfondire l'argomento adulti. E questo faremo, dottore, lo faremo insieme anche soprattutto ai nostri ascoltatori. Quali sono le motivazioni per cui gli adulti si rivolgono all'ortodonzista? E le ragioni sono svariate, ovviamente c'è una richiesta da parte degli adulti molto frequente di tipo estetico, ma non è l'estetica la sola ragione che porta l'adulto a far richiesta. In generale l'ortodonzia dell'adulto ormai serve a risolvere anche problemi importanti quali preparazioni prepotesiche, malattie parodontali, malocclusioni importanti non trattate durante la crescita del bambino e anche a seguire patologie dell'articolazione temporomandibolare o problematiche ancora più complesse che vedono coinvolgono sia l'ortodontista che il chirurgo maxillofacciale, quindi per le preparazioni prechirurgiche. Assolutamente sì, tantissime cose da considerare, tanti aspetti. E diciamo che quello che torna particolarmente interessante a questo punto è capire come trattare gli adulti. Esistono metodologie più convenzionali che prevedono l'uso di brackets ceramici o metallici che però sono un po' obsoleti, un po' diciamo diventati obsoleti per l'appunto, per cui è preferibile, almeno per quanto riguarda l'adulto, ricorrere a tecniche ortodontiche preferibilmente non visibili. E diciamo che questo è stato l'aspetto che mi ha spinto nel tempo ad approfondire sempre di più la conoscenza delle tecniche ortodontiche non visibili, attualmente delegate anche a sofisticati sistemi di informatici tipo software CAD/CAM, ortodonzia digitale, che danno la possibilità al clinico ortodontista per l'appunto di utilizzare apparecchiature totalmente customizzate e non visibili. Customizzazione significa in un certo senso realizzare delle apparecchiature ortodontiche totalmente su misura. Ed esistono vari brand, nello specifico ho dato particolare importanza alla tecnica linguale, che è una ortodonzia fissa totalmente non visibile. Ecco, prendete nota e ascoltate veramente con molta attenzione, perché andando sempre, il tempo va avanti, scorre e nascono sempre nuove metodologie. Ovviamente, diciamo che l'ortodonzia customizzata e digitale in realtà nasce circa 20 anni fa. Si avvale, come dicevo, di software CAD/CAM che consentono di progettare digitalmente il manufatto ortodontico che verrà utilizzato poi per la terapia ortodontica, di dare la possibilità di realizzare dei manufatti quanto più possibili non visibili e perfettamente adattati alla anatomia dei denti del paziente. Oltretutto c'è il grosso vantaggio di avere apparecchiature totalmente informate di quelli che sono gli obiettivi di trattamento, per cui in sintesi che succede? Che noi utilizziamo delle apparecchiature non visibili, molto confortevoli, quindi anche diciamo adatte a chi opera con la voce o con l'immagine. È molto facile trattare anche speaker radiofonici per l'appunto o personaggi della televisione, del cinema, del teatro, che necessitano di interventi di correzione senza che l'apparecchiatura sia visibile. Certo, questo diciamo perché mostrano anche i loro denti. Un grosso vantaggio per il trattamento di quella tipologia di pazienti. Oltretutto noi possiamo da medici già
programmare l'intero intervento con una metodica digitale e pianificare fin da subito gli obiettivi di trattamento, per cui la terapia può diventare veramente un risultato certo, sicuro di quello che è l'obiettivo pianificato a monte da parte del clinico. Quindi grossi vantaggi dell'ortodonzia customizzata, soprattutto linguale, sia per quanto riguarda la non menomazione estetica del paziente che gli obiettivi di trattamento raggiungibili con quasi certezza matematica. Perfetto, dottore. In base a quello che ha detto, non so se ci siano altri elementi che ci rimandano un po' al modo in cui possono essere trattati gli adulti in questo senso. Gli adulti possiamo trattarli anche con le tecniche tradizionali, però sono meno accettate da parte del paziente adulto proprio perché visibili e esteticamente ingombranti. Ci sono altre metodologie che sono sempre legate alla customizzazione non visibili, ma comunque un po' più visibili rispetto alla tecnica linguale, che sono date dalle mascherine termostampate trasparenti, che sono delle mascherine termoelastiche che praticamente favoriscono lo spostamento graduale dei denti con un cambio continuativo delle stesse durante tutto il trattamento. Certo, certo. È fondamentale avere sapere, diciamo, essere a conoscenza di questi aspetti per valutare anche meglio il proprio caso, ovviamente facendosi supportare. Ognuno è differente, ha un tipo di palato, esatto, di conformazione ossea, esatto, scheletrica del viso diversa. E in questo caso bisogna affidarsi a un professionista che, dopo aver, insomma, espresso la propria esigenza iniziale, può veramente concretizzare, trasformare in realtà il tutto. È fondamentale. Infatti è opportuno rivolgersi sempre a specialisti realmente specializzati sulle metodologie che poi vengono applicate per quello specifico trattamento. Specialisti come lei, dottore. Come il dottor Benito. Grazie. Paolo Chiodo, rivolgetevi a lui se siete in procinto, avete già avuto, diciamo, pensato, avete l'idea di fare un trattamento appunto di ortodonzia, anche se siete in età avanzata, comunque siete adulti e pensate magari... Può essere fatta veramente fino anche alla tarda età, l'importante è stare nelle condizioni ottimali per poter affrontare un trattamento ortodontico. Assolutamente sì. Oltre questo, dottore, e in ultima battuta, quale tecnica predilige per gli adulti e quali sono i vantaggi? Esattamente, la tecnica linguale, nello specifico sono molto addestrato nell'uso della tecnica linguale incognito, di cui sono anche un formatore a livello nazionale, sia certificatore che formatore, quindi diciamo che ho molto molto ben approfondito questa tecnica, la utilizzo moltissimo negli adulti per trattamenti di tipo estetico, ma anche per trattamenti più complessi, non per ultimi i trattamenti di camouflage. I trattamenti di camouflage sono dei trattamenti che riserviamo a quei pazienti che necessiterebbero probabilmente più di un trattamento combinato ortodontico-chirurgico che non solo ortodontico, e che rifiutano la chirurgia per ovvie ragioni. Non tutti gli adulti sono disponibili a fare trattamento ortodontico-chirurgico, per cui la possibilità di customizzazione dell'intero percorso, dell'intero trattamento, ci dà modo di pianificare a monte gli obiettivi del nostro trattamento ortodontico e di trattare con maggior serenità e sicurezza anche quei pazienti che stanno in quella linea di bordo, in quel borderline che potrebbe invece spingerli più facilmente verso un trattamento chirurgico. I risultati sono sempre molto belli, straordinari dal punto di vista del recupero occlusale, quindi di una buona masticazione, ma straordinari anche dal punto di vista dell'estetica del sorriso, che è uno degli aspetti principali che poi spinge l'adulto al trattamento ortodontico anche in un'età non più da bambino o adolescenziale. È un biglietto da visita non indifferente al giorno d'oggi, direi indispensabile. Bisogna sapere sempre comunque apprezzare un po' il proprio sorriso, la propria dentatura, anche se a volte è difficile, e non stravolgere. Io dico questo, dottore, non per non evidenziare l'importanza
di avere un bel sorriso, una Certamente. bella estetica a livello dentale, ma perché al giorno d'oggi si è troppo spinti, direi all'eccesso, a esagerare, si vuole un sorriso perfetto a tutti i costi, rifacendosi magari ai modelli attori famosi, personaggi dello Esattamente. spettacolo, cioè quelli sono veramente un altro mondo, sono veramente altre realtà, altre situazioni, persone che comunque a differenza di, diciamo, i comuni mortali, ecco, possono No, intervenire no, ma molto infatti di più. è importante non prendere a modello il divo o la diva o i personaggi pubblici che usano molto l'immagine, ma trovo molto importante dall'altra parte portare, cioè che ogni individuo abbia quel senso del rispetto per se stessi e per la propria, sia, quindi, sia dal punto di vista dell'estetica che dal punto di vista della funzione. Quindi questo apparato della masticazione che sicuramente funziona meglio, dura più a lungo e sta in buona salute se sta in buone condizioni di allineamento e di Un occlusione. giusto connubio, quindi questo è il valore giusto che bisogna dare a tutto ciò. Ve l'ho appena anche sottolineato il dottor Benito Paolo Chiodo. Mi raccomando, siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Tante cose sono state dette da lei, Sì. dottore, altrettante potrebbero essere dette, ma l'importante è che siamo in qualche modo si è riusciti a racchiudere i concetti fondamentali, soprattutto per quel che riguarda gli adulti, l'approccio per gli adulti riguardo appunto l'ortodonzia e l'odontoiatria. Io la ringrazio, la ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori, ma prima di Grazie a voi. salutarci, ricapitoliamo velocemente i contatti del dottor Benito Paolo Chiodo, odontoiatra e ortodonzista. Oggi abbiamo parlato di ortodonzia e nello specifico di ortodonzia nell'adulto. Il numero fisso è 06 45 42 3003, è il numero dello studio. L'indirizzo Corso Trieste 123 00198 Roma, quartiere Trieste. La pagina Facebook Studio Chiodo Ortodonzia Roma. Visitatela numerosissimi ogni giorno. Mettete tanti like, tanti mi piace, condividete il più possibile e fate girare. All'interno della pagina troverete tutto quello che riguarda i trattamenti di odontoiatria e ortodonzia del dottor Benito Paolo Chiodo, il tutto sempre aggiornato, veramente tantissimi aspetti condivisibili con tutti voi utenti e ascoltatori. Più siete, meglio è. Il sito web www.studiochiodo.com è da visitare assolutamente perché è veramente completo, chiaro ed efficace. C'è una home page, le varie pagine, sezioni interne, tutto da navigare approfonditamente e attentamente per scoprire appunto a fondo tutti gli aspetti e tutte le migliorie, diciamo, in cosa veramente può contribuire e cosa può regalare a ciascuno di voi. E la pagina Instagram è molto importante, Dr. Chiodo. Lì il contenuto è fotografico, ci sono diverse foto, un corredo fotografico che ci mostra appunto questi trattamenti veri e propri concretamente a livello odontoiatrico e di ortodonzia e traspaiono, si evidenziano tutti i concetti che abbiamo evidenziato comunque oggi Esattamente. col dottore, quindi l'importanza, il giusto mix tra avere, tra estetica e funzionalità. E per finire abbiamo l'indirizzo email info@studiochiodo.com. Con questo abbiamo veramente concluso, non ci resta che salutare e ringraziare Grazie a veramente voi. il dottor Benito Paolo Chiodo. Grazie, dottore. Grazie a Un voi, saluto a di tutti. nuovo.